Come promesso nel precedente video, iniziamo al video. Questo è il primo, cioè l'obbligo, quindi quando crea il personaggio. Onestamente di tutte le missioni brutte, horror di Oblivion, la prima è quella che mi fa più sbantare, quindi se mi dovete gridare è la missione. Allora, qui ti diamo il nostro nome, che lo chiamo guardia. Sì, ho un nome un po' di merda, ma non è così. Cioè, poi diciamo su razza, mettiamo a stilo femminile, maschile. E io in questo caso, come vi avevo già detto, qui si chiama la razza e mi prende una guardia rossa. Il cappello è. Ecco qua, sì. Oddio, non so se, quanto è brutta questa. Guardia rossa. Ok, torna. Mandiamogli il viso, vediamo se c'è qualcosa casuale. Bella. No, ma perché? Allora facciamo così. Viso. Sì, vabbè, no, no, vabbè, teniamo un altro casuale. No, aspetta. Ok, mi sto incontrando. Allora faccio così. Ok. Forma. E ma io lo voglio. Ok. Meno male che dopo c'è la cosa. Oh mio Dio! Mi piace capire i fosforescenti. Vabbè, non mi faccio aspettare molto tempo, sennò poi non lo posso caricare di tutto. Vabbè. Vuoi veramente essere un guardia rossa? Sì. E ok, eccoci qui alla prima missione di Oblivion. Tattarara. Allora, un attimo. Ora ci avviciniamo, c'è sto tizio qui che io odio, che vi dice che morirete se siete dei pirli, insomma tante cazzate, perché poi adesso, no vabbè, non vi dico niente, non lo sapete, vabbè, vi dico solo che questo pirla poi morirà, non in questa missione, ma tanto, e poi non è sicuro di che ne lavora, cioè nel senso che non è neanche l'obbligo e non ve la farò vedere. Ma è una missione gita, vabbè, non mi dico altro, no, poi faccio... Ok, io devo girare molto perché... sto Frax, se sentite male l'audio, non è colpa mia, ma almeno non lo rifaccio, questo non lo metto, perché... Ok, dobbiamo allontanarci qui, andiamo alla finestra. Perché... appunto... Come stavo dicendo, che sto dicendo? Ah, perché a volte si sente male Trap, quindi se si sente male questo video lo metto comunque, perché anche la prima missione di Oblivion, gli altri li sistemerò. Cosa sta vedendo qui in prigione? Spero che leggete, la storia del computer non è ancora sentirla. Io, non importa, apri quel cancello. E dato qui non mi potete muovere, quindi ti tiro un cazzotto, ti tiro un cazzotto, eh. Quello è l'imperatore, poi crepa. Tu, io ti ho visto. Lasciami vedere il tuo volto. E quello è il mio sogno. Allora, lì si avevano ragione. E questo è il tuo gioco. Vabbè, che cosa sta succedendo? By chance. Chi sei tu? I am your sono imperatore. Uno è you are tanto crepi, tanto crepi! And you... Oh, perché sono imperatore? Perhaps the gods have placed you here so that you may... As for what you have... Che cosa devo fare? You will find your own path. Attenzione, ci sono sangue e morte prima della fine. Please, sire, we must keep moving. Cosa crepa? Vabbè, devo mettere i libri, chi muore, chi non muore. Ma la smetto, però... Allora... Vi dico che la parte brutta di questo primo livello non è ora, ma è dopo. Quindi si sbanda un bel po', almeno io sbanto. Papparera, non fare tentativi, ti sto osservando, ma se stai camminando, come mi fai a vedere? Che c'hai gli occhi dietro la pelle, oh? Tentativi di cosa, scusa?
Ecco, ora arriva un BTL, ecco che molla la ragazza. Questo stronzetto di prendo alcuni, però. Ecco. Qui io prendo o la katana o l'arma, in questo momento ho preso la spada. Meglio. Vabbè, la torcia non mi serve. E poi. Vabbè, non più dopo. Ah, no, questa me la prendo, questo non è male. È nudo, fidanzato. Vabbè, qui parlano. Ah, un attimo, vi consiglio di mettere le magie. Quindi cliccate i tasti, cioè i tasti per aprire il menu. Cliccate qui su questo pallino, sarebbe le magie. Se avete premuto 1, 2, 3 per scegliere le magie, questo è 1, pure lì inserite 2, fiammata, 3, flusso delle adrenaline, burbe. Ok. Don't worry, Sai. We will get you usciremo da qui. They won't be the first to underestimate the blades. I'll take point. Let's move. Ah, qui ancora non avete uno scudo, quindi è pericoloso, però. Anzi, tolgo un attimo le manette. Lo so che mi state odiando, non è colpa mia. There's trouble ahead. Ok. Pronti? Ora arriva la parte brutta. Ecco ora di compirla, di aprirla. Tutti i pirli. Ok, siamo qui. Qui prendiamo dell'oro. No, quella no. Ora prendiamo lo scudo. Mamma mia che serve. Finalmente uno scudo. Fa schifo però. E comunque uno scudo. Maghi di mantelli. Vabbè, no. E vi dico già che faccio un po' schifo con le grimardelli, spero di farcela. Sì. Vabbè, adesso è facile. Ecco, ma vedete? Ma porco! Oh, ce l'ho fatta! Molto facile! Persi 3 grimardelli! Mi potete anche nei commenti fai cagare, eh? Lo accetto molto bene perché lo so. Ma comunque. Ok, dopo di menzia. Ora prendo qui. Prendo la chiave di ferro, il grimardello. No, funziona per papà. Ora andate avanti. Porta aperta con chiave di ferro, abbiamo portato il goblin, quindi è necessario prendere il goblin, se no non potete aprire la porta. Ok. Ora. Qui ci saranno zombie. Ti fa tra l'altro pure schifo. Ecco la parte. No, 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 ti odio. Eccola qui. È già crepato, quindi non è che dice dura chissà quanto. Ma comunque la parte di odio non è qua. Cioè una, questa è una di quelle di odio. Ma non è questa. Ok, qui. Che c'è? Porco! Voi dite perché solo una missione la divido in tante parti? Vi dico solo perché. Voi la divido in tante parti perché contratto, appunto, come ho già detto, occupa una parte già 3 quintali, quindi cioè occupa un giga una roba del genere. Quindi ho bisogno di farlo più piccolo. Sì. Scudo di ferro, prendetelo se lo trovate, e 100 volte meglio, impara che una magia. Comunque vi consiglio che quando arrivate nelle tombe, non so come si dice, in questo livello, di anche se avete goblin tra voi, continuate a correre, perché tanto non ci vuole tanto per andarsene, e intanto evitare i combattimenti, svantare. Io molte volte che succedeva mi giravo e svantavo perché dietro di me c'era un pirluto nemico. Ora ci dovrebbe essere il primo goblin. Sì, qui c'è il primo goblin.
Non c'è, questo mi preoccupa. No, non è qua che dovrà stare qua. Boh. Ci deve stare per forza perché poi gli ha un obiettivo. Eccolo. Eccolo qua. Li mettete così? Date il primo colpo. E muore subito. È proprio una cacchetta. Quindi siete tranquilli. Gli date il colpo caricato tenendo premuto il mouse. Muore in un secondo. Comunque, la parte brutta è dopo perché c'è una zombie. È qua. No, non qua. Oh, ma crepa, ma brutto. Ah, quel coso l'ha ammazzato. E vai, è pure a me. Yeah. La magica scherzeggia qui. Con i bretoni, se fatti i bretoni è bellissimo. Perché siete immortali praticamente. Perché con le magie ammazzate subito, vi curate tantissimo. E vedete magie avanzate, vabbè. Ok, quindi va dritto. Mi sono fatto due cose di coraggio qui, perché non volevo fare la canzone. E boom boom. Sono delle cacchette. Mannaggia. Porco. Oh. No, che freccia. Ok, questa è la parte più brutta e più più difficile. Sì. Perché giro il coso mago che è molto, però è debole comunque quando mi sono messo qui. Vedete? Non è che mi ha messo, però vedete muore tutto. No! Ah, è vero, li cade. Prendete la gemma dell'alma. E poi li cade qui lo scettro dentro, però io non lo prendo perché con il bretoni prendetelo, mi raccomando, quel bastone, se siete bretoni prendetelo. Eccoci qui. Ora ci dovremmo riunire con gli altri. Vedete? Una volta arrivati, anzi no, ancora no. Anzi, ecco, una volta arrivati qui, li sentite? Sono di nuovo questi. Poi scendete. E ritornate qui. Ancora sti piedi. For the Emperor! Damn it! It's that prisoner again! Kill him! He might be working with the assassin! Oh, ma chi ti ha detto? Ti ho detto qualcosa! Ti ho detto qualcosa! Ma tu che cosa guardi? Che cosa guardi? He must help us. They cannot understand. Non ti dico perché ti via. Va. I 9 ci giuri. Ah, qui vedi, i 9 ci giuri. Ci proteggono, vabbè. Ah, ok, qui è molto importante. Sentitevi bene qui. Anche se non mi avete sentito.